Ben ritrovati carissimi concittadini per questo nuovo appuntamento per darvi degli aggiornamenti relativi a questa emergenza coronavirus. L'amministrazione comunale di Parabiago nella giornata di ieri ha deliberato la gestione dei cosiddetti buoni spesa. Per poter richiedere dovete andare sul sito internet del Comune di Parabiago, scaricare la domanda, compilarla e inviarla prioritariamente via email. Dovete cercare eh, di evitare di venire a consegnare la domanda presso il palazzo municipale. Non dobbiamo fare assembramenti, dobbiamo mantenere le cosiddette distanze sociali. Quindi scaricate il modulo, lo stampate, lo compilate, poi potete tranquillamente col vostro telefono fotografarlo, fotografare la vostra carta di identità, mettere tutto assieme e mandarcelo tramite mail. Con un semplice clic dal vostro telefono. All'amministrazione comunale basta questo per ricevere la vostra richiesta per i buoni in spesa. Questa misura dobbiamo dire che è destinata in via prioritaria ai cittadini che non siano assegnatari di forme di sostegno pubblico, ovvero per tutte le persone che non hanno un reddito di cittadinanza. Un REI, un NASPI, un'indennità di mobilità, cassa integrazione, guadagni, pensioni ed altre forme di reddito che sono previste a livello locale e regionale. Perché l'obiettivo è andare a aiutare le persone che a causa di questa emergenza si sono trovate senza un posto di lavoro, senza uno stipendio, una vera e propria crisi dal punto di vista economico. Penso alle tante aziende agli imprenditori, ai lavoratori che magari non hanno ricevuto lo stipendio del mese di febbraio, quindi tutte quelle persone che per cause non dovute a loro stessi si trovano in grave disagio economico. Pertanto vi invito ad andare sul sito del Comune a seguire la procedura per ottenere buoni. È logico che per le persone che non hanno gli strumenti per accedere al portale del sito internet del Comune, da domani, mercoledì, saranno messe a disposizione di queste persone, fuori dal Palazzo Municipale, copie della modulistica. Potete venire a prendere il modulo, andare a casa, compilarlo. Se avete un cellulare, non dico di ultimissima generazione, ma che fa le fotografie e da quel cellulare potete inviare una mail, fate come vi ho detto prima, come mod modalità di invio altrimenti una volta compilato il modulo potete ritornare nel giorno seguente o anche lo stesso giorno e riconsegnare il modulo dalla parte di ingresso secondaria del municipio dove troverete una casella dove poter inserire la modulistica e una volta ricevuta daremo corso alle vostre domande per assegnarvi i buoni spesa in cosa consistono i buoni spesa? Buono spesa è commisurato al numero di componenti del nucleo familiare e determinato in una misura che può variare da un minimo di 200 euro a un massimo di 600 euro per famiglia. I buoni saranno in formato digitale, ovvero saranno le cosiddette gift card o tessere di alcuni supermercati che hanno aderito alla misura promossa dall'amministrazione comunale. Perché questa modalità di erogazione? Perché attraverso le gift card o cosiddette tessere, voi potrete tranquillamente andare a comprare i generi alimentari all'interno dei supermercati fino a concorrere alla cifra che vi è assegnata. In questo modo, queste tessere, essendo scalare, manterrete sempre valido l'eventuale credito che non avete speso tutto nell'immediatezza della prima spesa che andate a fare. Questa è una misura sicuramente importante per il sostegno delle nostre famiglie e dei nostri cittadini che in questo momento a causa di questa emergenza sanitaria si trovano in difficoltà per fare la spesa. Un'altra iniziativa che l'amministrazione sta portando avanti per aiutare le persone che si trovano in difficoltà è stata quella di istituire un conto corrente per la raccolta di donazioni da parte dei cittadini per andare incontro conto a chi è in grave difficoltà economica. In seguito alla cessazione dell'attività, ovvero alla sospensione imposta dal governo, dallo svolgimento di molte attività, quasi tutte del nostro territorio, sicuramente vi sono delle imprese, degli imprenditori o anche delle famiglie o delle persone che si trovano in grave difficoltà economica. Il Ministero la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha adottato delle misure con il cosiddetto decreto legge Cura Italia. Ma sicuramente ci saranno delle fette di popolazione che non troveranno un ristoro in quelle misure e che si troveranno in grave difficoltà economica. Sappiamo che possiamo contare sulle famiglie e i cittadini parabiaghesi, che sono generosi e che hanno sempre in mente di poter aiutare il prossimo, in particolar modo in momenti difficili come questi. Sicuramente anche l'amministrazione comunale farà la sua parte in questo progetto mettendo anche lei alcune somme per aiutare le famiglie in difficoltà. Anche questa misura sarà, de sarà destinata a chi? A tutte quelle persone che non hanno una rete, a tutte quelle persone che non hanno dei redditi e non hanno pensioni, non hanno NASPI, non hanno quindi il reddito di cittadinanza, ovvero tutte quelle persone dove il decreto eh, Cura Italia non è stato in grado di raggiungerle. Vogliamo veramente, grazie alla vostra solidarietà, aiutare tutti, aiutare il più possibile tutti i nostri cittadini di Parabiago che, grazie al loro lavoro, hanno e renderanno sempre grande la nostra città. Infine, l'ultima novità è l'ordinanza che ho firmato nella giornata di oggi che è un'ordinanza che va a sostituire tutte quelle precedenti in una forma riepilogativa, mettendo, più che mettendo, mettendo a disposizione della comunità un testo coordinato che tenga conto delle misure introdotte dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, dall'ordinanza ultima dei giorni scorsi di Regione Lombardia e con le precedenti ordinanze dell'amministrazione comunale, in modo tale che ci sia chiarezza e siano facilmente comprensibili i comportamenti che i nostri cittadini devono tenere sul proprio territorio. Ultimamente mi era stata manifestata una grossa difficoltà per i residenti di San Lorenzo per poter accedere ai supermercati cittadini. Abbiamo ritenuto di accogliere questo appello e abbiamo previsto di togliere quel vincolo che imponeva ai residenti ad andare al supermercato più vicino a casa sua. È importante che i residenti si possano muovere, ma si devono muovere all'interno del territorio comunale per fare la spesa per la propria famiglia. Abbiamo cercato di venirmi incontro in modo tale da avere un testo coordinato unico e chiaro, che non crei confusione e difficoltà nella sua lettura. Questo è l'ultimo atto che abbiamo predisposto, che a breve eh, che potete trovare sul sito del Comune di Parabiago. Regione Lombardia ci ha consegnato 8.500 mascherine, sono tutte in pacchi da 50. Da domani iniziamo la separazione delle singole mascherine in sacchetti singoli, in modo tale da poter immediatamente procedere alla distribuzione a tappeto, grazie alla collaborazione della protezione civile, casa per casa delle mascherine destinate per le nostre famiglie. Quindi abbiate ancora un attimo di pazienza dopo questo importante lavoro che documenteremo grazie ad Amedeo che ci riprenderà con la telecamera e quindi potrà documentarci questa attività che facciamo per voi, perché noi riteniamo che la distribuzione delle mascherine è un'operazione importantissima per impedire la diffusione del contagio. Quindi dobbiamo garantire che le singole mascherine siano imbustate. E consegnate in tutta sicurezza ai nostri cittadini. Pertanto abbiate ancora pazienza un giorno e arriveremo a consegnarvele. Le famiglie parabiaghesi sono 12.300, le mascherine consegnate sono 8.500. L'amministrazione comunale ha provveduto all'acquisto delle mascherine che mancano, come differenza, in modo tale da poter arrivare a coprire tutte le famiglie della nostra città. Quindi a breve ci vedremo in giro. Voi a casa, io con la Protezione Civile ci vedremo in giro a consegnare le mascherine per portarle a casa vostra. Grazie per avermi ascoltato, ci vediamo presto.